Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un video un po' girato con qualche tenebra. Sì, perché stasera ho intenzione di farvi vedere un bellissimo tutorial di trucco per un trucco natalizio, per un trucco per le festività, un po' natalizio, un po' glamour, insomma, che può essere per Natale, Capodanno, quello che preferite. E soprattutto avevo proprio voglia di fare un video makeup, visto che, vabbè, l'ultimo che avete visto sicuramente è un video makeup, però, insomma, è un po' che non ne portavo e avevo proprio voglia di truccarmi insieme a voi, quindi ho detto, perché no? Comunque, prima di iniziare il video, come sempre, io vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre, a lasciare un like e commentare se il video vi è piaciuto, ovviamente. Non vedo l'ora di farvi vedere il tutto. Bando alle ciance, partiamo con il tutorial. Eccoci qua, solita postazione trucco, ragazzi, che ve lo dico a fa. Direi che partiamo mettendo qualche mollettina per non avere i capelli in mezzo. E niente, ragazzi, sono carica, non vedo l'ora che arrivi Natale. È la mia festività preferita, probabilmente anche di più del mio compleanno. E quindi, insomma, mi faceva piacere farvi vedere un trucco ad hoc per le feste. Io ho fatto la base, ho usato un fondotinta di She Glam, perfetto per l'inverno, secondo me. Poi ho fatto un po' di contouring in crema con i prodotti di Elf. Ho usato un nuovo prodotto per le sopracciglia, che è questa brow pen di Douglas, che ho trovato all'interno del calendario dell'avvento. Se vi siete persi i miei shorts, andateli a vedere perché sono simpatici. E mi piace tantissimo. Mi piace davvero un sacco, ha un tratto favoloso, il colore tra l'altro azzeccato. Sugli occhi ancora non ho messo nulla, assolutamente nulla. Io direi che per questo trucco natalizio andiamo sui classici colori natalizi, quindi il verde e il rosso, stavo pensando, con magari un tocco di oro. Intanto voglio partire facendo un po' di base con questi due colorini qua. Quello più chiaro lo vado leggermente a tamponare col dito sopra la palpebra, giusto per dare una leggera base. Ok, ora vado con un pennello da sfumatura a prendere questo colore qua, questo marroncino, che vi devo dire è abbastanza chiaro ma non trasparente, e lo vado a mettere nella piega dell'occhio, giuro, giusto a dare un po' di sfumatura, ma leggermente, e ovviamente sfumo verso l'esterno, che ve lo dico a fare, ragazzi, come vedete è abbastanza impercettibile, non voglio che sia marrone il trucco, appunto. Ok, base fatta. Ora mettiamo via questa palette e andiamo a prendere una delle mie palette preferite. Effettivamente queste sono due delle mie palette preferite del momento. Un'altra mia palette preferita è questa qua di Revolution Forever Flawless, che abbiamo provato insieme l'anno scorso, se non sbaglio, che ha uno schema colori veramente devastante, meraviglioso. Andiamo a prendere questo verdone scuro. Vado a intanto picchiettarlo qua nell'esterno e vado a sfumare. Ovviamente mi allungo sempre verso l'esterno e lo inizio a fondere con il marrone che vi ho messo prima. Io di questo verde abbondo, ve lo dico già, perché lo voglio bello carico. Insomma, per le festività natalizie, secondo me, bisogna darci dentro. Guardate come si sfuma bene questo colore. Meraviglia delle meraviglie. Questo video probabilmente uscirà dopo Natale. Io questo trucco sicuramente lo userò il giorno della vigilia. Ormai che ci sono, mi metto avanti e vi chiedo cosa avete fatto durante Natale. Vi piace il Natale? Come lo festeggiate? Lo festeggiate in famiglia? Andate in viaggio? Io lo festeggio sempre in famiglia e penso che per sempre farò così. Per me è proprio Natale. Significa famiglia, unione, proprio bello, anche per quello che, diciamo, è la mia festività preferita, mi piace davvero tantissimo. Ora riprendo il marroncino dell'inizio e vado a metterlo leggermente qua nell'interno. Vado a fare una piccola sfumatura, giusto per scurire leggermente la rima interna, perché dopo andremo a mettere il verde anche appunto all'interno. E con il marrone, secondo me, ha tutto più dimensione. Rima. Fa anche rima. Bene, riprendiamo il verde e vado a metterlo appunto, come dicevo, all'interno, proprio nell'angolo, e lo sfumo leggermente. Adesso per il momento siamo un po' Grinch, ma presto diventeremo
delle belle Babbo Natale, Babbe Natale anzi, e quindi come vedete lascio uno spazietto in mezzo. Con il verde direi che abbiamo finito, al massimo dopo andiamo a fare qualche aggiuntina. E ora che facciamo? Che facciamo? Andiamo a prendere dalla nostra palette Hidden Treasure. Vedete quanti oro belli ci sono? Andiamo a prendere uno di questi oro. Io direi che proviamo con Gold Coins, perché è un oro fantastico. Lo prendo con il dito perché questa palette è bellissima, ma diciamo che non rende particolarmente con il pennello, quindi secondo me con il dito si stende da Dio questo oro, e quindi appunto come vedete lo vado a mettere sulla palpebra nel buco che abbiamo lasciato di colore prima, e vedete già che luminosità che dà a questo make up, veramente fantastico, abbondo. Ora comunque vedete che c'è un po' di stacco, vado a riprendere il pennello sporco di verde e vado un attimo a sistemare la situazione, vado un po' a sfumare i due colori insieme. Ok, comunque la luminosità ce l'abbiamo, ma io voglio esagerare perché è Natale. Vado a prendere Discovery e lo vado a picchiettare proprio al centro della palpebra. Guardate che luminosità ha questo colore e rende l'oro leggermente meno caldo al centro, dando una luminosità pazzesca, pazzesca. Riprendo sempre Discovery, questo super luminoso, e lo vado a mettere proprio nell'angolino internissimo dell'occhio. Ora, manca la rima inferiore. E la rima inferiore, di che colore lo andiamo a fare? Come vi dicevo prima, voglio stare sul verde e rosso, perciò la rima inferiore l'andremo a fare in rosso. Anche in questo caso sarà un rosso super saturo, perché andremo a usare questo rosso qua che si chiama Tweet. Vado a prendere il colore con un pennellino piatto e lo metto appunto qua nella palpebra inferiore e mi spingo anche un po' verso l'esterno. Ovviamente questa è una base che poi andrò a sfumare con un pennellino da sfumatura che prendo subito. Vado sempre a intingere nel rosso, ma lo scrollo per bene e vado a sfumare sempre verso l'esterno. Voglio che appunto si crei questa codina rossa che secondo me ci sta molto bene e che si riconduce molto bene con il verde. Parfait! Ora penso che manchi qualcosa. Vado a riprendere un altro po' di ombretto brillante Discovery e lo metto qua a congiungere la parte interna con il nostro rosso. Insomma, sono le festività, dobbiamo essere anche sparkly. E ora, come se non bastasse, direi che il trucco occhi a ombretto ci siamo, ma mi manca appunto qualcosa, come vi dicevo prima. Vado con un eyeliner a tracciare una bella linea, così rendiamo il make-up un po' più intenso. Vado a farla molto sottile, non la voglio esagerata, perché comunque abbiamo già, diciamo, esagerato con il colore. Vi giuro ragazzi, mettere l'eyeliner con la laminazione che mi sono fatta da sola è qualcosa di veramente assurdo. Faccio una fatica clamorosa. 10 years later. Benissimo ragazzi, momento concentrazione, eyeliner terminato. Come vi ho già detto, ho fatto delle linee veramente sottili, giusto per dare quel tocco in più di colore, insomma, di dimensione. Come vedete ho fatto anche la codina interna, ma senza fare anche la parte sotto, diciamo, della codina solita che si fa. L'ho soltanto lasciata andare fino a giù. Ora metto il mascara e passiamo alla prossima parte, che sono le labbra. Bene, io direi che è da stendere un velo pietoso sulle mie ciglia, fatte con la laminazione ragazzi, da quando l'ho fatta, fatte in casa, sono sempre spettinate, faccio una fatica che voi non potete capire. Però, raga, il look occhi mi piace tantissimo, cioè è super natalizio, questi colori brillanti secondo me rispecchiano proprio la mia idea di festività, di felicità, di non lo so. E comunque nel caso si volesse rendere il trucco ancora più extra, si possono aggiungere qualche brillantino, insomma qualche proprio Swarovski, qualche brillocco attaccato magari qui oppure un po' dappertutto,
ci farò un pensiero per Natale. Vediamo. Intanto direi che possiamo terminare il nostro look con delle labbra. E ragazzi, quali sono le labbra che ci fanno pensare di più al Natale? Rullo di tamburi. Tutti lo sanno, le labbra rosse. E per queste labbra rosse andremo ad utilizzare due prodottini di Douglas, quindi matita contorno labbra rossa e rispettiva tinta, che ho trovato entrambi nel calendario dell'avvento. Le ho già provate, le ho già testate, mi piace tantissimo come vanno. La matita scorre benissimo, cioè basta semplicemente sfiorare le labbra con la matita che la pigmentazione è questa, quindi tanta roba. E tra l'altro la matita non è nemmeno troppo morbida, che quindi va da tutte le parti, rischi di sbagliare il tratto, è perfetta veramente. E anche perché sbagliare con la matita rossa non è il top. Passiamo alla tinta. Questa tinta è veramente di un colore pazzesco, non è quel rosso troppo acceso, troppo aranciato, che quindi è pesante da mettere, cioè secondo me questo è proprio un rosso elegante che sta alla perfezione con il rosso che abbiamo messo nella palpebra inferiore. Tra l'altro la texture è pazzesca perché si asciuga in 3 secondi e poi sembra di non avere nulla sulle labbra, proprio impercettibile. E con uno strato solo vedete sempre la pigmentazione, come poi la matita. Veramente questo prodotto top, mi piace tantissimo. Ma torniamo al make-up natalizio e direi che ormai abbiamo usato questo sbrilluccico di Discovery da prima, direi che possiamo continuare. Vado a metterlo un po' sull'arco di Cupido e se vogliamo esagerare ne vado a picchiettare un po' sulle labbra per rendere appunto il rossetto ancora più festivo. Non ho pensato di mettere un gloss perché comunque le feste natalizie, insomma, si fanno sempre a tavola e quindi, insomma, con un gloss il rossetto andrebbe a rovinarsi in 3-2-1 al primo morsino che diamo a qualsiasi cosa. E invece, secondo me, con questa tinta riusciamo ad affrontare quasi tutta la cena, anzi, senza quasi, tutta la cena, senza che si sposti nulla di un millimetro. Veramente questo make-up mi piace tantissimo, è bellissimo, vi dico la verità, lo userei anche dopo le feste. È un make-up super super versatile perché giusto cambiando colori può diventare un make-up da tutti i giorni. Ad esempio al posto del verde ci mettiamo un bel marroncino e manteniamo il rosso sotto la palpebra, mettiamo un viola. Capito? È veramente super versatile. Spero che vi piaccia e spero che magari abbiate voglia di replicarlo appunto per le feste, perché col rosso non si sbaglia mai, ragazzi, mai. E niente ragazzi, io spero che questo make-up vi sia piaciuto, che vi possa essere utile appunto per le feste. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a mettere like e a commentare. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando mille baci, mille auguri di buone feste, mi raccomando passate un buon Natale e un buon Capodanno e noi ci vediamo prestissimo, ciao!